Ciao, ti do il benvenuto con questo nuovo video. Se ancora non mi conosci, sono Alberto Macerata, fonico presso lo studio di Play. Approfitto anche per ringraziarti per il fatto che mi stai seguendo, se lo stai facendo. Se non lo stai facendo, ti invito a farlo iscrivendoti al canale, cliccando sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti e mettendo un bel like dopo che avrai visto il video, se il video ti è piaciuto. Allora, oggi vorrei parlare di uno degli aspetti attraverso i quali noi andiamo a osservare il nostro mix mentre lo produciamo. Normalmente il mix si fa pensando ai livelli dei vari strumenti, dei vari componenti di questo mix. Si fa pensando all'equalizzazione dei vari suoni, quindi alla caratteristica dei suoni nel mix. E sicuramente si fa pensando al contenuto in frequenza del mix. Quindi io e te che stiamo facendo il nostro mix andremo anche a prendere in considerazione il contenuto in frequenza. Però purtroppo, non so se succede anche a te, ma a me succede spesso, questa considerazione sul contenuto in frequenza finisce un po' in secondo piano. È un qualche cosa che, ok, vediamo se funziona, buttiamo un occhio all'analizzatore di spettro, facciamo un ascolto, facciamo una comparazione con un mix di riferimento. Però non è una cosa che teniamo sott'occhio così tecnicamente. Mentre sarebbe il caso di farlo. Perché questo? Il contenuto in frequenza ha più o meno la stessa potenzialità, o quasi, che ha una progressione armonica all'interno di un brano musicale. Quindi se tu con una settima dominante vai a creare una tensione che poi puoi risolvere con un accordo maggiore sulla fondamentale, ho fatto veramente l'esempio banale, allo stesso modo puoi creare delle tensioni all'interno del tuo mix e delle risoluzioni. Le tensioni riesci a crearle con una carenza di frequenza in alcune aree. Se tu crei dei buchi sostanzialmente all'interno del tuo mix, ottieni una forma di tensione che si andrà a risolvere in maniera più completa quanto più poi, al momento opportuno, tu generi un contenuto armonico completo nel tuo mix. Quando trattiamo i suoni elettronici, il problema si pone un po' meno perché sono suoni provenienti da librerie, sono già molto elaborati e in generale sono piuttosto completi a livello di contenuto armonico. Può essere più difficile invece gestire questo aspetto quando lavori con suoni che hai registrato. Non è sempre facile riuscire a recuperare quelle frequenze laddove i microfoni in generale faticano un pochino a darci una buona restituzione. Anche i microfoni a condensatore e diaframma piccolo, che sono quelli più idonei a raccogliere bene l'alta frequenza, spesso sono un pochino lacunosi. E quindi vuoi perché la stanza non lo consente, vuoi perché lo strumento magari non produce delle frequenze alte così evidenti, vuoi perché il microfono non riesce a riprodurle, alla fine può darsi che ci troviamo un po' carenti in alta frequenza. Per quel che riguarda la percezione uditiva dell'alta frequenza, però, dobbiamo tener conto anche delle dinamiche che avvengono nel tempo. Pensando all'alta frequenza, noi immaginiamo di avere un qualche cosa che suona in alta frequenza, andando a coprire sempre quel ruolo, ma non è così. In realtà, tu puoi benissimo considerare di avere un qualche cosa che arriva in modo impulsivo in alta frequenza. L'orecchio tende a ricordare gli ultimi 2 secondi, 3 secondi circa, un po' come fa un view meter che va a considerare un volume medio in un certo range. L'orecchio fa la stessa cosa, quindi se tu arrivi con un'alta frequenza, anche impulsiva, anche per un momento veramente brevissimo, ma fornisci queste frequenze all'orecchio, l'orecchio avrà una percezione di mix più chiaro. E questo è una carta molto importante che possiamo giocarci in parecchi modi. Fondamentalmente, per generare delle alte frequenze che non ci sono magari nelle riprese, a livello di mix possiamo agire in parecchi modi. Possiamo utilizzare dei compressori, per esempio. I compressori in generale, quando hanno dei tempi di attacco più brevi dello sviluppo completo dell'attacco di un suono percussivo, di un transiente, tendono a generare delle distorsioni, e queste distorsioni si vanno
poi a concretizzare nell'introduzione di un'alta frequenza nel mix. Questo potrebbe essere un modo. Un altro modo sono per esempio i riverberi. Con i riverberi c'è la possibilità di prolungare nel tempo un qualche cosa che succede in modo puntuale. Poi ci sono banalmente gli equalizzatori che ci permettono magari di portare su l'alta frequenza, però l'equalizzatore è più rischioso perché va a modificare maggiormente il timbro. Magari io avevo pensato di avere quel suono con una certa caratteristica, l'idea di schiarirlo perché mi serve un'alta frequenza può essere inadatta magari a quello che sto facendo. Piuttosto che introdurre proprio degli altri suoni, degli elementi che abbiano proprio solo il compito di schiarire il mix in una certa porzione del brano o in tutto il brano. Questo per quel che riguarda l'alta frequenza. Tra poco vedremo su Logic un possibile esempio di introduzione di un timbro che non c'è in origine nelle tracce registrate e che ci aiuta a schiarire il mix, e lo vedremo sia a livello visivo sull'analizzatore di spettro sia a livello uditivo andando ad ascoltare quello che stiamo facendo. Come abbiamo visto, la percezione dell'alta frequenza non è legata necessariamente a suoni continui in alta frequenza, ma alla presenza di alte frequenze nell'ammontare corretto. L'orecchio tende a memorizzare quello che accade nel passato recente, diciamo in un ambito di 2-3 secondi circa, e se sono presenti delle alte frequenze in quel lasso di tempo, l'orecchio le percepisce come se fossero presenti sempre, e questo rende il mix più chiaro e di fatto più completo nell'area dell'alta frequenza. Andiamo a vedere cosa si può fare, per esempio, sfruttando qualche cosa che avviene in un ambito temporale più o meno come quello descritto. Per esempio, il rullante potrebbe essere un elemento che ci aiuta a introdurre un altro elemento di alta frequenza che vada a schiarire il mix. A questo punto è il caso di fare una precisazione su questo analizzatore che stiamo utilizzando. L'analizzatore di spettro del stock di Logic, che io utilizzo per una questione di velocità, di semplicità, è tarato, per farla semplice, un po' come il nostro orecchio, ovvero se io introduco un rumore bianco in questo analizzatore, lui non me lo vede flat, non mi fa un calcolo elettrico di quella che è la presenza delle varie frequenze sullo spettro sonoro, ma mi fa un calcolo già corretto sulla curva del rumore rosa, che invece è quella della percezione che abbiamo noi a orecchio. Il rumore rosa, andiamo a ricordare ancora una volta, ne abbiamo già parlato in altri video, è quel rumore che ci consente di sentire tutte le frequenze allo stesso livello, ma con il nostro orecchio, che tende a essere più sensibile in alta frequenza. Quindi il rumore rosa tende a calare come volume in alta frequenza ed essere più intenso in bassa frequenza, in modo da sentire con il nostro orecchio tutte le frequenze allo stesso livello. Mentre il rumore bianco è un rumore, un segnale di testo, un rumore che ha tutte le frequenze allo stesso livello elettrico. Quindi il nostro orecchio, avendo tutte le frequenze emesse elettricamente allo stesso livello, le percepirà come crescenti in volume man mano che si va verso le alte frequenze. È il caso di fare questa precisazione proprio perché noi stiamo utilizzando questo analizzatore, dove il rumore rosa avrà più o meno il grafico del rumore bianco e il rumore bianco avrà un grafico strano che cresce sulle alte frequenze. Questa è una caratteristica dell'analizzatore di spettro di Logic. Allora, se noi utilizziamo gli impulsi del rullante, possiamo introdurre un segnale in alta frequenza. Andiamo un po' a vedere di cosa si tratta. Allora, intanto osserviamo quello che succede nel mix così come siamo e vediamo che cosa abbiamo in alta frequenza. Questa è l'area tra i 16.000 e i 20.000 circa. In quest'area vediamo che il volume, il livello percepito dal nostro orecchio cala sensibilmente. Avere la possibilità di aiutare un pochino quest'area con un segnale che potrebbe anche essere un segnale esterno, l'importante è che non disturbi il mix e che non alteri quello che è il mix,
potrebbe aiutarci. Ci sono diversi modi di fare questo, si può lavorare per esempio con i riverberi, si può lavorare con i compressori, si può lavorare con gli EQ. Una possibilità che abbiamo è quella di utilizzare proprio il rumore bianco. Allora, noi abbiamo il nostro, questo oscillatore, proviamo ad attivarlo. Questo è il rumore bianco, come ti dicevo, dovresti vederlo, se fosse un'analisi elettrica dovresti vedere una linea dritta, invece lo vedi crescere perché il nostro analizzatore è tarato sulla percezione e non sulla misura elettrica. Infatti se inseriamo il rumore rosa senti un suono più scuro e vedi una rappresentazione lineare, guarda. Questo è il rumore rosa. Noi rimaniamo su una generazione di rumore bianco, dove andremo a utilizzare l'ultima porzione del rumore bianco per fare il nostro lavoro di inserimento nel mix di un elemento in alta frequenza. Andiamo un po' a vedere. Se noi, per esempio, attivassimo un equalizzatore di questo tipo con un filtro piazzato a 9000 Hz, ecco che abbiamo tagliato quella porzione di rumore bianco che genera un soffio in alta frequenza. Ora, se lo introducessimo così nel mix, sarebbe un soffio piuttosto fastidioso. Sentiamo. Come vedi, la curva si aggiusta parecchio, ma è improponibile. Così sarebbe improponibile. Noi però possiamo, a questo punto, utilizzando un gate in sidechain, inserire questo gate che chiude il rumore. Attacco velocissimo, niente hold, rilascio 10 millisecondi, velocissimo, e lo facciamo triggerare dal rullante. Eccolo qui, questo Audio 30 è il nostro snare top. Ok? Quindi se io faccio girare adesso il tutto, per semplicità, visto che l'abbiamo messo a meno 22, come vedi qui, meno 22 decibel di volume, conviene recuperare con un gain quei meno 22 decibel, eccoli qua, e portare il fader a zero. A questo punto vediamo che cosa succede con e senza. Lo spegniamo. Ecco la nostra alta frequenza. Ora lo attiviamo. E c'è subito un recupero sensibile, sia visivo che uditivo. Spegniamo. Sentiamo questo effetto anche sulle parti cantate. Andiamo a spostare il nostro loop sull'ultimo ritornello, dove la situazione varia un po' e ci dà una percezione ancora differente. Voglio camminare, abbandonare sopra il cielo. Attiviamo il nostro rumore bianco. Guarda come cambia il contenuto in alta frequenza. Spegniamo. Sopra 16.000 siamo decisamente più giù, lo riapriamo. Adesso recupera molto ed è anche leggermente sensibile all'orecchio, ma come sempre in questi esempi io tendo a esagerare per farti capire quale può essere il modo di ragionare. Tu potresti anche fare una serie di altre cose, però in questo modo ottieni una maggiore completezza sonora nel tuo mix, al di là del fatto che schiarisce un pochino anche il rullante questo intervento, ma di fatto introduce proprio delle frequenze alte. Succede due volte nella misura, parliamo di circa una volta al secondo, per cui è sensibile all'orecchio, l'orecchio ricorda questa alta frequenza e ha una percezione di mix più chiaro, più brillante. Invece il discorso del contenuto timbrico, contenuto armonico del mix
è un po' diverso per quel che riguarda la bassa frequenza. In questa sede non andrei a trattare il mid-range, la media frequenza. Lo spettro potrebbe essere suddiviso appunto in queste tre aree: bassa frequenza, media e alta frequenza, molto banalmente. La media frequenza però meriterebbe un discorso a sé perché è un pochino più complicata da trattare. In bassa frequenza non si pongono chiaramente i problemi dell'alta frequenza, ma se ne potrebbero porre degli altri. Quello più tipico è una bassa frequenza che si muove, non ferma. Il tuo mix è basato sulla bassa frequenza. È un po' come le fondazioni di un edificio. Se tu hai delle fondazioni che si muovono, l'edificio rischia di traballare, se non addirittura di crollare. E lo stesso è il mix. Tu dovresti avere, nel momento in cui vuoi togliere ogni tensione e avere un bel mix che spinga, per esempio sul ritornello di un brano pop o di un brano rock, diventa fondamentale che la bassa frequenza sia stabile. La bassa frequenza in generale è costituita dal basso e dalla cassa della batteria. Poi ci possono essere dei mix che contengono delle cose diverse o delle cose in aggiunta in bassa frequenza, però il ragionamento che stiamo facendo vale per tutte queste cose. La componente che poi va a generare la bassa frequenza di tutti questi suoni deve essere più possibile stabile, se vogliamo avere un contenuto in frequenza in quell'area che sia efficace per mantenere stabile e ben suonante il nostro mix. Quindi, quali possono essere i problemi? Diciamo che la cassa della batteria avrà un suono che tu avrai gestito, però è abbastanza costante, varia come dinamica, con la dinamica varia un po' anche il timbro, però è difficile che si muova più di tanto. Quello che succede invece è che abbiamo molto spesso il basso che si muove sulle varie note dal punto di vista della presenza in bassa. Un errore tipico che facciamo è quello di considerare il basso come un unicum. Io adesso vado a trattare il basso come strumento. In realtà il basso andrebbe concepito come un elemento fatto di due parti. C'è una parte in bassa frequenza, come vedremo tra poco, e una parte in media frequenza. La parte in bassa frequenza è quella che ci interessa stabilizzare, diciamo tipicamente sotto i 120 Hz, ma potrebbe essere tagliata più in basso, più in alto, secondo quello che succede nel tuo particolare mix. E poi c'è una parte in media frequenza, che invece è quella che caratterizza il timbro dello strumento e va trattata invece pensando proprio al timbro e non pensando al contenuto in bassa frequenza. Vedremo come potremmo suddividere il suono del basso e come potremmo eventualmente trattarlo. In bassa frequenza i problemi, come abbiamo già visto, sono fondamentalmente legati all'avere una bassa frequenza sufficientemente solida, ferma, una bassa frequenza che non sfugga. E quindi dobbiamo prima di tutto capire che cosa suona in bassa frequenza nel nostro mix. Questo è un mix molto semplice, che abbiamo già anche utilizzato in altre occasioni, bolla di sapone dei B&B Music, dove la bassa frequenza in realtà, come spesso accade nel pop, nel rock, è rappresentata essenzialmente dal basso e dalla cassa della batteria, quindi è relativamente semplice. Però anche in questo caso sarà opportuno capire come fermare questa bassa frequenza per poterla collocare. Ora, la cassa è più semplice perché ha un suono costante nel tempo e di conseguenza sarà più che altro una questione di volume, di definire il timbro, il volume, però poi il livello della cassa è legato alle dinamiche che ha suonato il batterista e ci crea sicuramente meno problemi. Invece il basso, per varie ragioni, potrebbe muoversi a livello di volume sulle varie note in base alla dinamica esecutiva, in base proprio alle note, alla risonanza, specialmente se fosse, non è questo il caso, ma se fosse un basso registrato microfonicamente, piuttosto che un basso magari trattato attraverso effetti, attraverso equalizzatori durante la registrazione o con la famosa manopolina dei bassi a palla che crea i problemi che già sappiamo. Quindi dovremo intanto vedere il contributo che danno il basso e la cassa della batteria al mix in bassa frequenza. Cominciamo ad analizzare questo aspetto. Ok, siamo sul solo del nostro pezzo. Apriamo il nostro analizzatore di spettro e vediamo che più o meno
il livello è quello che ci aspettiamo da un analizzatore di spettro di questo tipo sulle varie frequenze. Vediamo un calo sulle alte, le basse in realtà dai 40 Hz sono abbastanza costanti, al di sotto vanno chiaramente a scendere. Ora andiamo a togliere il basso e la cassa della batteria per vedere qual è il contributo anche a livello visivo. Allora, qui abbiamo la cassa, abbiamo tolto la cassa e poi andiamo a spegnere il canale del basso. E vediamo che la bassa frequenza sia uditivamente che graficamente è sparita. Quindi quello che dobbiamo fare è andare a controllare fondamentalmente la bassa frequenza in modo che sia piuttosto costante. Il basso è uno strumento che ha una ampia componente di frequenza. In particolare potremmo dividerlo in due parti. Una è proprio la bassa frequenza che va a comporre insieme a una parte della cassa della batteria, quella che è la bassa frequenza del nostro mix. L'altra è una componente in media frequenza che ci dà la definizione, sentiamo la nota, sentiamo il timbro del basso, sentiamo una serie di altre caratteristiche. Magari tu hai pensato di comprimere il basso, magari per ridurne l'attacco e fare un po' di posto all'attacco della cassa, piuttosto che al contrario, vuoi enfatizzare l'attacco, allora utilizzi un compressore per enfatizzare l'attacco, oppure vuoi avere più sustain, oppure puoi voler trovare una maggiore uniformità esecutiva, allora utilizzerai una classica compressione sul canale del basso. Quello però che potresti fare è considerare di suddividere il basso nelle sue due componenti, bassa frequenza, supponiamo sotto i 120 Hz, e media frequenza, tutto quello che rimane sopra, in base anche agli EQ che avrai deciso di applicare. Ecco, la parte più grave è quella che comporta i maggiori problemi in bassa frequenza nel mix. Deve essere più possibile costante nei vari elementi del brano, costante sul ritornello, costante sulla strofa, magari con un livello differente, eccetera. Per fare questo conviene utilizzare un compressore che suddivida il basso nelle sue due componenti e ti permetta di comprimere soltanto la parte grave. Io utilizzo per esempio volentieri questo C1 della Waves, che fa proprio questo lavoro. Allora proviamo a sentire il basso da solo, senza la compressione. Ok. Tarandolo come split, il compressore divide, io ho segnato qui un crossover a 120 Hz, e comprime in questo caso soltanto la parte da 120 Hz in giù. In questo modo tu puoi avere sotto controllo quello che succede. Come senti, in questo accompagnamento sul solo di chitarra, il basso non è poi così costante come volume, proprio in base alle varie note. E questo è già uno strumento abbastanza dritto. Ti faccio ascoltare un momento. Ok, c'è decisamente di peggio, però questo è già un qualche cosa che può essere da prendere in considerazione. Allora, proviamo a comprimere quindi la parte bassa. Io attivo il compressore, dove ho già un 4 a 1 come compressione solo sulla parte bassa, questa, sotto i 120 Hz. Sto comprimendo in questo modo. La parte sopra, quella che mi definisce il basso, non viene compressa. Sarà al limite compressa dopo questo passaggio da un compressore classico, quello che metteresti tu sul basso secondo il tuo gusto. Questa parte è compressa con un 4 a 1 con attacco lento, in maniera da far passare un po' l'attacco di questa parte grave, altrettanto lento anche il rilascio, ci permette di rendere più regolare la gamma bassa. Proviamo ad ascoltare il basso nel suo insieme. Nel mix riapriamo anche la cassa. Ok,
come vedi il compressore porta via circa 4 dB che io ho recuperato come make up gain. In questo modo abbiamo una gamma bassa più consistente, più stabile, che si muove di meno nel tempo. E togliamo un po' di lavoro al Cristiano che dovrà masterizzare questo mix. Questo vale un po' per tutti i suoni che lavorano in gamma bassa. Tu costruirai la gamma bassa del tuo mix, avrai una serie di elementi, in questo caso molto semplice, ci sono il basso e la cassa, in altri casi potrebbe esserci più materiale. Lo farai coesistere in qualche modo, come sai non c'è molto spazio in bassa frequenza, quindi dovrai un pochino ragionare sulle cose e cercherai di mantenere questo equilibrio dinamico al di sotto appunto dei 100-120 Hz in modo da avere un mix stabile in bassa frequenza. Allora, gli esempi che abbiamo fatto, le considerazioni che abbiamo fatto, vogliono essere non tanto un suggerimento, fai così, fai questa roba, fai quest'altra roba, perché in realtà a te verranno un sacco di idee migliori di queste, probabilmente. Vuole essere però un invito, prima di tutto, a considerare con attenzione il contenuto in frequenza del mix. Magari ti serve una modifica a livello di arrangiamento per completare il tuo mix, oppure ti servono degli interventi a livello di mix per risolvere alcune questioni. Vuole essere un invito proprio a pensare, a ragionare su quello che è il contenuto in frequenza, quali possono essere le soluzioni e quali possono essere gli eventuali difetti in tal senso. E soprattutto a pensare nel mix un po' come penseresti in mastering, cioè andare a vedere come quel determinato strumento, quel determinato componente del mix va ad agire sulla bassa, sulla media, sull'alta frequenza e trattare, magari dinamicamente, soltanto la porzione che ti interessa e non tutto il suono. Spero che questo video ti sia stato utile. Mi rendo conto che non è completissimo, però penso di aver dato uno spunto di riflessione, almeno spero che sia così. Non mi resta che salutarti e arrivederci al prossimo video. Play with us!